Alla metà del 1300 la presenza dei Mori nella penisola iberica si era ormai ridotta all'emirato di Granada. Tuttavia, alcuni spagnoli convertiti all'Islam vivevano nei territori cristiani. Essi si chiamavano Mozarabi. I Marrani, invece, erano gli ebrei convertiti al cristianesimo, mentre i Moriscos erano gli arabi che avevano conservato la loro fede e vivevano nei territori cristiani. I regni cristiani iberici erano i seguenti: Regno di Portogallo, Regno di Castiglia, Regno di Aragona, Regno di Navarra. Il Regno di Portogallo divenne ben presto un potentato dedito al commercio marittimo, che cercò di sfruttare al meglio la sua vantaggiosa posizione sull'Oceano Atlantico. Sul finire del 300, Re Giovanni I favorì la classe mercantile e l'esplorazione delle coste atlantiche africane. Le spedizioni portoghesi consentirono diverse scoperte, fra le quali l'isola di Madeira, le isole di Capo Verde e le isole Azzorre. Il commercio portoghese si concentrò soprattutto sui seguenti elementi: oro, schiavi e avorio. Il Regno di Navarra fu uno stato nei Pirenei che viveva di pastorizia. Il Regno d'Aragona aveva come capitale Barcellona. Il Regno d'Aragona divenne una grande potenza marittima, operante principalmente sul Mediterraneo. Il commercio dei tessuti del Regno d'Aragona era uno dei più fiorenti, e i tessuti aragonesi contendevano l'egemonia commerciale alle grandi repubbliche marinare italiane, Genova e Venezia. Gli aragonesi fecero anche importanti conquiste, come ad esempio la Sicilia nel 1282 a spese degli Angioini, la Sardegna nel 1323 e il Regno di Napoli nel 1442. Il Regno di Castiglia fu il più grande regno iberico per estensione. Tra le città più importanti del regno ricordiamo Madrid. L'economia del regno si basava sull'allevamento e la lana castigliana era molto apprezzata e veniva esportata nelle Fiandre. Nel regno vi erano molti hidalgos, che erano nobili cadetti che non possedevano feudi e certamente creavano problemi di ordine pubblico all'interno del regno, in quanto bramosi di terre e di potere. All'interno del regno vi erano le seguenti minoranze: gli ebrei e i moriscos. I moriscos erano i mori rimasti sui territori conquistati dai cristiani. Nel 1469, grazie al matrimonio fra Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, i regni di Castiglia e Aragona vennero uniti. Nel 1492 Ferdinando e Isabella conquistarono l'ultimo stato musulmano nella penisola iberica, l'Emirato di Granada. La conquista di Granada fu vista dall'Europa come una vera e propria crociata, nella quale molti volontari provenienti da tutta Europa parteciparono. Infatti, per ospitare questi volontari vennero create delle strutture non troppo lontane da Granada e nel 1492, a seguito di tale movimento di volontari, nel territorio nacque la città di Santa Fe. Sempre nel 1492, Ferdinando e Isabella, dopo la presa di Granada, finanziarono la spedizione di Cristoforo Colombo.
ed emanarono un decreto di espulsione degli ebrei dalle terre spagnole. Tempo dopo anche i Moriscos vennero espulsi dai regni dei sovrani spagnoli.